Salve a tutti, sono Mattia, per le amiche più intime Mattioschi, e sono qui quest'oggi per darvi il benvenuto a Pop-Up News, la rubrica in cui riassumiamo le notizie della giornata. James Gunn entusiasta di Suicide Squad 2, il successo di Joker non si ferma, Zoe Kravitz è la nuova Catwoman, mentre Martin Scorsese lancia un nuovo attacco ai film Marvel. Ma prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale di Screen Week e di cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornati. Se oltre al mio bel faccione volete anche ascoltare Pop-Up News, il nostro podcast è a vostra disposizione, trovate tutti i link in descrizione, cliccate, ascoltate tutti i podcast di Screen Week, mi raccomando. James Gunn entusiasta di Suicide Squad 2, per forza è il regista, tuttavia il buon Gunn si è sbilanciato decisamente equiparando il rilancio della Suicide Squad ai suoi film precedenti. Pare che la pellicola della squadra suicida sia la più grande, la più divertente che abbia mai diretto e persino la più complessa. Se consideriamo che Gunn ha lavorato a diversi film della Troma e soprattutto ai due Guardiani della Galassia, c'è da chiedersi cosa abbia in serbo per noi nel lungometraggio targato Warner DC. Il successo di Joker non si ferma. Dopo la seconda settimana di programmazione, il film ha incassato la bellezza di 543 milioni di dollari in tutto il mondo. Le spese per il budget sono già state abbondantemente ripagate e i produttori potrebbero ritenersi incredibilmente soddisfatti già adesso. Un risultato ancora più sorprendente se pensiamo che Joker è vietato ai minori e che non è stato distribuito nel sempre più importante mercato cinese. Miliardo di dollari in vista? Improbabile, ma a questo punto mai dire mai. Zoe Kravitz è la nuova Catwoman. L'attrice, già tra i protagonisti del secondo capitolo di Animali Fantastici, interpreterà la sensuale donna gatto nel Batman di Matt Reeves. Accanto a lei, l'uomo pipistrello di Robert Pattinson e il già annunciato commissario Gordon di Jeffrey Wright. Ancora ignoto invece il ruolo di Jonah Hill, ma chi parlava di un film ricco di cattivi potrebbe aver azzeccato, anche se Catwoman in realtà molto spesso è un'alleata di Batman più che un antagonista. Staremo a vedere su quale lato della medaglia si posizionerà il personaggio di Zoe Kravitz. Scorsese contro Marvel, il regista colpisce ancora. E colpisce duro. Se credevate che i suoi commenti sui cinecomic di settimana scorsa fossero stati fraintesi, dovrete ricredervi. Non solo Scorsese ha ribadito che i film Marvel non sono cinema, ma ha addirittura invitato i gestori delle sale a ribellarsi dinanzi al loro proliferare. Se non fosse che i film Marvel usciti quest'anno sono 3 e che gli esercenti sarebbero dei folli a non proiettare le pellicole che incassano di più. Ho il sospetto che Scorsese non abbia preso molto bene il rifiuto degli studios di produrre The Irishman. Queste erano le notizie del giorno, se volete segnalarne altre oppure dibattere e farci sapere la vostra, scatenatevi nei commenti. Per oggi da Mattioschi è tutto, noi ci vediamo domani alla stessa ora. Ciao!